Buonasera intanto. Avviato, vai. Bene. Allora, buonasera a tutti. Questo è il sesto webinar del nostro ciclo di webinar con esperti Twinning. Della prima metà dell'anno scolastico, quindi siamo arrivati alla fine, come siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico, siete più che altro tutti stanchissimi, lo immaginiamo. Vi ringraziamo tantissimo per seguire sempre i nostri webinar e ci date anche molta forza a continuare. E ovviamente sono tutti argomenti, si tratta sempre di argomenti utilissimi per tutti voi. Speriamo di offrirvi il più possibile. Allora, oggi trattiamo un tema molto interessante e anche particolare, direi, che è rivolto più ai docenti delle scuole secondarie. Del primo e secondo grado, ma non solo, cioè non solo, quindi potrebbe essere interessato qualsiasi docente di qualsiasi tipo. Ok, quindi oggi parliamo degli approcci e attività per una didattica plurilingue e interculturale in e-twinning. Con noi ci sono Lucila Lopriore, che è la professoressa di ordinario di lingua e traduzione inglese dell'Università Roma III. Uguale dell'Università Roma III, la Silvia Sperti, ricercatrice di lingua e traduzione inglese, e anche l'Alessandra Cannelli, che è una formatore esperta di docenti e referente pedagogico, anche ambasciatore di Twinning. Praticamente andiamo a vedere una rivisitazione degli approcci didattici e degli insegnamenti, no? Della lingua e linguistici. Quindi durante il webinar degli esperti saranno presentati discussi approcci didattici, strategie e anche altre metodologie, anche utilizzando tecnologie e materiali nell'ambito di training. Quindi è un webinar molto interessante con degli esperti veramente di questa materia. Io non vi rubo altro tempo, passerei subito a Lucilla Lopriore, quindi possiamo partire con la sua presentazione. Lucilla, il microfono è tuo. Buongiorno, grazie, grazie Costa e grazie dell'invito che ci è stato fatto da parte del Twinning, per cui a me interessa anche ringraziare tutto il Twinning e tutta l'associazione Twinning, Alessandra, che ci ha dato questo spazio per parlare, per condividere con voi. Avete visto che il titolo è piuttosto lungo, Approcci e attività per una didattica plurilingue e interculturale in Twinning. Dalla consapevolezza linguistica alle strategie di mediazione al translanguagism. Io mi scuso da subito, ma noi avremo diversi riferimenti all'inglese, alla lingua inglese che è diventata, come sapete, una lingua franca e che in un modo o nell'altro coinvolge tutti noi, anche se non insegniamo inglese o insegniamo altre discipline. Vorrei presentare brevemente le colleghe Alessandra Cannelli e Silvia Sperti. Siamo tutte e tre legate a filo doppio a Roma 3, all'Università Roma 3. Abbiamo condiviso esperienze di formazione dei docenti, di futuri docenti e abbiamo soprattutto fatto un'esperienza ormai quasi decennale su progetti di ricerca, in particolare su un progetto PRIN, un progetto di ricerca nazionale a livello italiano, in cui eravamo coinvolte come Roma 3, l'unità di Roma 3, e un progetto invece internazionale, un Erasmus+, che è stato intitolato di Enrich Project, il progetto Enrich, di cui vi parleremo e trarremo spunto per alcuni degli argomenti che tratteremo. Mi preme dirvi subito che l'idea della focalizzazione sul plurilinguismo, la competenza interculturale, culturale è per noi centrale perché è legata alle politiche europee, perché voi sapete che c'è una strategia europea sul multilinguismo, per il multilinguismo,
che crea coesione sociale, dialogo interculturale e facilita la mobilità, anche la ricerca di lavoro e un lifelong learning, lifelong language learning. Cioè il multilinguismo è visto come uno strumento e noi ci siamo posti il problema di condividerlo con voi, perché penso che tutti noi, tutti i partecipanti, chi sta a scuola, ormai in un modo più o meno visibile, lavora in un contesto di classi multilingui. Questo è il legame alla didattica plurilingue, perché ormai non possiamo più farne a meno. L'altro riferimento che vorrei fare, come ho detto prima, è quello dell'inglese, perché l'inglese, riconosciuto anche dal Parlamento europeo, sta vivendo un nuovo ruolo. Non è più l'inglese come eravamo abituati tradizionalmente a conoscerlo e insegnarlo, ha assunto un tratto di lingua di scambio, lingua di comunicazione, come ho detto prima, una lingua franca. E su questo noi da questo noi faremo alcuni riferimenti in modo da condividerli con voi. Abbiamo deciso di organizzare questa sessione in tre parti, una breve introduzione che farò io poi io tratterò di questi nuovi scenari linguistici e in particolare di che cos'è che la ricerca, le ricerche fatte, non solo le nostre, ma quelle che di cui veniamo a conoscenza, ci dicono su questa nuova realtà. Perché secondo noi quello che ci dice la ricerca è fondamentale poi per ripensare la didattica ed essere innovativi. Il mio intervento si concluderà con uno sguardo agli approcci, alla consapevolezza e alle autenticità, che sono tutti aspetti legati proprio alla progettazione didattica. Silvia Sperti affronterà invece una nozione molto importante, così come è stata soprattutto sottolineata dal quadro di riferimento europeo, l'ultima versione, l'edizione del 2018, vale a dire Silvia si occuperà della mediazione linguistica e culturale e le relative strategie. Dopo il suo intervento, Alessandra Cannelli interverrà su invece l'uso delle tecnologie e dei progetti e-twinning. Qua riportiamo il fil rouge dell'e-twinning, perché e-twinning, che è stato peraltro indicato in Europa come centrale per la formazione iniziale in servizio degli insegnanti, e l'uso delle tecnologie è legato ai progetti twinning proprio per la promozione della consapevolezza plurilingue e il dialogo interculturale. Alessandra trarrà le conclusioni. Quali sono gli obiettivi di questa presentazione? Offrirvi un quadro di questi scenari, questi nuovi contesti multilingui, degli approcci didattici che vanno per la maggiore, che stanno emergendo perché ce ne sono di nuovi, delle nuove forme di comunicazione, delle tecniche, della multimedialità che ormai domina la realtà quotidiana e domina gli scenari didattici. E poi presentare appunto, come dicevo prima, i risultati delle ricerche svolte e da qui condividere degli spunti di riflessione con voi sui nuovi bisogni formativi dei docenti e degli studenti, sui percorsi didattici che possono essere più idonei e riportarli alla realtà italiana, europea e soprattutto ai e-twinning, perché noi ci muoviamo nell'ambito dell'area e-twinning. Vi invitiamo, e questo lo vorrei chiarire da subito, a partecipare a questo webinar. Come potete partecipare? Potete partecipare con domande che potete porre su elementi che forse non vi sono chiari, ma soprattutto con interventi. Le domande ve le porremo anche noi. Noi presentiamo e per alcuni di questi argomenti vi chiederemo direttamente qual è la vostra opinione. Non possiamo stabilire un dialogo immediato, ma voi avrete la chat in cui sarà montato questo Google Doc, il link, e lì potrete rispondere o intervenire. A noi interessa molto collegare ciò che diciamo con le vostre esperienze.
sui temi e i contenuti, qua lo ripeto per la terza volta, l'idea della popolazione multilingue e multiculturale, che è il contesto in cui noi lavoriamo, agiamo e non siamo soli, perché tutta l'Europa è così, e come d'altronde la comunità eTwinning, che è multilingue e multiculturale. E poi questa popolazione ormai, questa comunicazione è caratterizzata dall'esperienza DAD. Ormai non ne possiamo più uscire, abbiamo fatto questo anno e mezzo faticosissimo, ma da qui abbiamo tratto una serie di lezioni e molto probabilmente la nostra didattica è modificata proprio per questo. Qual è l'altro tema? Quello dell'importanza, la rilevanza delle diversità linguistiche e culturali e della necessità di cominciare a ripensare la didattica in termini di una didattica che sia effettivamente plurilingue, non monolingue o la somma di due o tre lingue, ma che sia plurilingue, cioè si nutra delle varie lingue, oltre quella madre, ovviamente, ma che sia una didattica che favorisca l'interculturalità e sia fondata sulla multimedialità, che tanto ci aiuta. Per cui parleremo, partendo dai bisogni che abbiamo individuato dei docenti e degli apprendenti, andremo ad analizzare che cosa sta succedendo in questo periodo che possiamo chiamare di transizione, da un'epoca all'altra, e forse non è sbagliato dire pre e post Covid, perché le cose si sono modificate. Abbiamo pubblici multilingue, abbiamo, come ho detto prima, le lingue franche e il problema anche dell'accessibilità molto più ampia adesso che abbiamo fatto pratica, soprattutto con la distanza, l'accessibilità a materiali autentici. Per cui dovremmo ripensare queste forme di insegnamento e di apprendimento e sono considerando approcci che valorizzino la consapevolezza linguistica, il ruolo della lingua per e nell'apprendimento, questo suonerà familiare se pensiamo per esempio alle esperienze CLIL, la collaborazione, la mediazione, l'uso delle tecnologie e l'autenticità dei materiali e dei compiti. Per cui c'è una necessità di rivisitare la didattica e gli insegnamenti linguistici, individuando quelle che sono le forme di comunicazione più idonee. Per cui inizio, questa era l'introduzione, inizio brevemente con che cosa ci ha svelato, che cosa ci hanno svelato le ricerche fatte. E dunque, le ricerche svolte da noi nei due studi si sono focalizzate in particolare sull'inglese, questo l'ho detto prima, ma proprio sul suo aspetto di lingua franca, che permette pertanto una comunicazione tra docenti e studenti che non sono parlanti nativi, no? E tutto ciò si avviene all'interno di contesti educativi multilingui. Lo scopo sia del progetto nazionale sia di quello internazionale era di investigare le pratiche didattiche, gli apprendimenti, le percezioni e le aspettative dei docenti e degli studenti delle scuole secondarie. Inferiori e superiori in Italia, nel progetto nazionale, in Europa, nel progetto internazionale, ma anche in Italia, e promuovere quelle competenze necessarie in classi multilingui. Che strumenti abbiamo utilizzato per raccogliere queste informazioni insieme ai colleghi che hanno collaborato ad ambedue le ricerche? Abbiamo usato questionari e focus group e abbiamo intervistato docenti, studenti e giovani apprendenti nei 5 paesi, in particolare nel progetto Erasmus Plus, Grecia, Italia, Norvegia, Portogallo e Turchia. Adesso andiamo a vedere che cosa ci ha svelato questa ricerca, in particolare la seconda, quella internazionale, che è stata a più ampio raggio e ci ha fatto confrontare con paesi apparentemente diversi, ma che abbiamo scoperto che hanno molti punti in comune. Noi abbiamo, queste sono un po' le conclusioni, i docenti comprendono e sono ben consapevoli dei nuovi bisogni comunicativi e delle classi multilingui, sono consapevoli del mutamento che sta avvenendo nella lingua inglese, che ormai è lingua globale e che richiede per forza un approccio diverso, e del ruolo dei docenti non nativi, perché quasi tutti, salvo credo tre su un campione di 620, erano tutti parlanti non nativi.
e della necessità di formare gli studenti alla comunicazione efficace, accettando per esempio nel loro parlato anche forme non standard e il ricorso al translanguages, ma cioè al passaggio da una lingua all'altra laddove una forma in una lingua era ritenuta dallo studente più efficace. E altro è la necessità di utilizzare materiali e compiti autentici. E poi una cosa di cui sono consapevoli i docenti è l'importanza dell'esperienza che i loro studenti fanno oltre la scuola, di out of school experience, dell'uso delle nuove tecnologie, delle app e dei social media. Quindi proprio la prima domanda l'avete anche nel, come dicevo prima, nella chat e avete il link, su cosa concordate? Sono cose su cui già sapete o quello che vi ho riassunto qui sui docenti erano cose che vi aspettavate o c'è qualcosa che non emerge? Noi l'abbiamo ovviamente riassunto, però sarebbe importante sentire voi che cosa ne pensate. Potete aggiungere i vostri commenti come risposta a questa domanda. Cosa vi aspettavate di trovare e cosa invece non trovate che secondo me voi invece è importante. Allora, andiamo a vedere che cosa ci svela questa ricerca. La voce dei docenti. Ecco, la voce dei docenti, vi vedete un grafico, io vi ho riportato in italiano quello che emerge, anche se il questionario era stato fatto in inglese, e è importante vedere che, per esempio, a affermazioni come i miei studenti usano l'inglese fuori di scuola, il 55% dei docenti ha risposto qualche volta e spesso, per cui sono consapevoli di questo. Allo statement, all'affermazione che loro espongono i loro studenti a usi autentici della lingua, oltre il 65% è d'accordo, e per cui lo fa. L'affermazione che si sviluppassero materiali per l'insegnamento, oltre il 77% lavora per sviluppare i propri materiali, e all'affermazione insegno forme di lingua standard, attenzione, perché qua emergono anche quelli che possono essere le contraddizioni, l'89% insegna forme standard, perché il passaggio, ho detto, è una transizione e non contempla ancora anche l'accettazione, per esempio, di forme di translanguaging anche nel proprio insegnamento. E poi nell'uso di materiali autentici, oltre il 73% di afferma, attenzione bene a questa, afferma di utilizzare materiali autentici. Anche qui vi chiediamo, ve lo aspettavate? Vi sorprende qualcosa? Ricordatevi che questi sono 620 docenti di 5 paesi europei, per cui in realtà molto diverse una dall'altra. Andiamo a vedere però che cosa ci dicono gli adolescenti. Attenzione bene. Guardate, in una delle voci dei questionari per gli adolescenti hanno risposto 505 adolescenti di età tra i 16 e i 18 anni nei 5 paesi, circa un centinaio per ciascun paese, dicono all'affermazione il mio insegnante utilizza materiali autentici, serie televisive, film, ricordate c'era la stessa domanda per i docenti nelle lezioni di lingua, guardate, oltre il 45% dice mai, il 25% raramente e il 15% qualche volta, però comincia a emergere un 15% e parla di spesso. E guardate quanto è minuscola la percentuale di persone che hanno risposto, di studenti adolescenti che hanno risposto sempre. Questo è un po' in contraddizione con quello che dicevano i docenti prima, no? Per cui anche qui vi chiediamo, ve l'aspettavate che gli studenti dicessero una cosa e i docenti ne dicessero un'altra? Perché a volte forse è il modo pure con cui loro fanno queste attività. Andiamo oltre, vediamo un po' che cosa ci dicono gli adolescenti, sempre questi 505, quando dicono, rispetto all'affermazione, apprendo più inglese fuori della scuola. E guardate, svetta molto quanti dicono
che sono assolutamente d'accordo e sono d'accordo. La maggior parte afferma che imparano più inglese fuori della scuola che non in classe. Anche qui vi chiediamo, ma ve lo aspettavate una cosa di questo in genere? E ancora le voci degli adolescenti sempre, gli avevamo chiesto loro di dire se, come imparavano l'inglese, no? Come hanno imparato l'inglese. E guardate, il 77% afferma che lo hanno imparato guardando i video YouTube, il 70% afferma dai social media, da Facebook, da Twitter, il 39% giocando online, l'84% guardando serie TV e film che sapete adesso sono a disposizione su varie piattaforme, e il 95% ascoltando la musica. Questo che ci dice? Che gli studenti sono consapevoli del loro apprendimento, delle loro competenze comunicative e del valore delle esperienze che fanno fuori di scuola. E che cosa abbiamo fatto noi? Scusate, torno indietro perché credo di aver saltato, ecco, avevo saltato una slide, una diapositiva. Cosa abbiamo fatto di tutti questi risultati che sono venuti fuori? Noi ve ne abbiamo fatti vedere solo alcuni perché erano quelli che ci interessavano di più. Con il gruppo di Enrico abbiamo prodotto un progetto di formazione che vedete, si chiama The Enrich Project, è un course for professional development che è articolato su tre nuclei fondamentali: l'apprendimento, l'insegnamento e l'uso dell'inglese. E questo corso è stato frequentato da più di 370 persone, docenti non solo dei paesi, dei cinque paesi, ma anche altri. Ad esempio, io avevo docenti pakistani nel gruppo di Roma 3. E questo è il corso che loro hanno svolto, dove abbiamo cercato di capire, proponendo loro una serie di attività, quanto poi mettessero in atto quello che era venuto fuori dai risultati. E qua io ho riportato un'affermazione di Khalid Kashifa, che è un partecipante, viene dal Pakistan, che parla di quelle che erano, potevano essere le sfide, i problemi che potevano nascere adottando un approccio diverso. E se io non leggo tutto, però ho evidenziato quello che lui dice, che è importante che gli insegnanti sappiano che cosa sta cambiando, quali sono le novità, e deve cercare di includere questi cambiamenti, di rifletterci e di apprezzare i cambiamenti e usare strumenti come Moodle, Skype, Google per capire e per in un certo senso anche cavalcare le novità, e perché le diversità dovrebbero essere apprezzate. Qua vi metto alcuni esempi di attività e di risposte dei corsisti alle attività che abbiamo fatto nell'ambito del corso, perché nel corso chiedevamo, per esempio abbiamo parlato di ascolto e di parlato, abilità che sono state nel tempo poco curate, poco sviluppate, che invece proprio in questa realtà fortemente comunicativa, in cui tutto passa per la multimedialità, è importante preparare i nostri studenti non solo a una realtà plurilingue, ma a una capacità di ascolto e di interazione. E avevamo chiesto, per esempio, ad alcuni quali sono gli aspetti innovativi a cui non avevi mai pensato prima, no? Nelle attività che ti abbiamo fatto fare. E per esempio la consapevolezza che esiste un inglese lingua franca, il capire che le interazioni sono diverse da quelle che normalmente si osservano o ci sono offerte tra parlanti nativi, e poi l'uso di input autentici. E le due nozioni, abbiamo chiesto loro, che sono centrali al vostro approccio, che potrebbero essere centrali a questo nuovo approccio, loro hanno molto apprezzato l'idea del translanguaging, cioè del passare, che non è il code switching, che era una parte dell'acquisizione di una lingua, ma è il passare da una lingua a un'altra con facilità in un'interazione. E l'intelligibility, cioè lo sviluppo nei nostri studenti della capacità di parlare per essere
capiti, compresi, anche se non sono nativi, perché poi continuiamo a vivere nel mito del nativo, no? Abbiamo fatto, e questo ve lo cito qui, un esempio, abbiamo chiesto un'attività che vorresti usare con i tuoi apprendenti, e una di queste persone ha detto: un progetto di twinning è qualcosa che io avrei sempre voluto fare con i miei apprendenti e che potrebbe portare aspetti positivi all'insegnamento e all'apprendimento in questo approccio che è consapevole delle sfide che ci sono nel multilinguismo. Un altro esempio, ma andrò molto rapidamente perché si sta avvicinando la fine dei 20 minuti, e tre aspetti che riguardate come, che considerate, scusate, come innovativi: l'intelligibility, anche questo, il problema che non esiste più questo modello del native speaker, del parlante nativo, l'uso di strategie di mediazione e di comunicazione. E in particolare, ripeto, anche questo corsista parla dell'autenticità delle situazioni proposte. L'autenticità non è solo del materiale, ma delle situazioni proposte. E poi l'idea del translanguaging, perché dice è uno strumento eccellente che aiuta gli studenti a sentirsi più sicuri quando parlano, perché loro possono anche ricorrere alla propria lingua madre per comunicare e incoraggiare gli altri a comunicare. Infine, hanno fatto un esempio di un'attività in cui appunto lavorano sull'ascolto e sul parlato. Mi muovo rapidamente rispetto a quello che sono gli approcci, le attività che di cui dovremmo tener conto. In un certo senso noi siamo passati dalle ricerche che abbiamo fatto alla rivisitazione della formazione in ambiti multilingui, questo è stato il corso Enrich, e che cosa è emerso? È emerso che dobbiamo lavorare sulla consapevolezza linguistica, sull'oralità, sulla multimedialità, sulle competenze plurilingue e interculturali, sul translanguagism, sull'autenticità e su approcci quali, ad esempio, il CRIL, il task-based learning e il corpora, l'uso dei corpora. E qui vi pongo un'altra domanda. Se questi che ho evidenziato in grassetto sono elementi che sono emersi dalla nostra esperienza come centrali nella formazione di un docente e di un docente di lingua, c'è qualche elemento che manca, che vorresti aggiungere? Segnatelo nella chat. Per cui ricordiamoci questi approcci. La consapevolezza linguistica è importante riflettere su che cosa intendiamo. Consapevolezza delle lingue esistenti e dei loro usi. Per cui è una consapevolezza sia metalinguistica, perché si notano aspetti della lingua, si fanno notare, c'è una tecnica che viene utilizzata, viene studiata anche nell'apprendimento delle lingue, quella dell'inglese viene detto del noticing, cioè far notare aspetti della lingua e dell'uso in comunicazioni però autentiche. L'autenticità di scopo, cioè l'uso della lingua in situazioni comunicative reali. La consapevolezza metacognitiva, riflettere sugli apprendimenti, far riflettere gli studenti sugli apprendimenti, e qui vi pongo di nuovo una domanda, ed è: questo sviluppo della consapevolezza linguistica, che in inglese viene chiamata language awareness, che è fortemente legata anche all'educazione linguistica di De Mauriana Memoria, ma che ha avuto un approfondimento molto forte negli ultimi anni, questo voi lo inserite nelle vostre attività, fa parte delle vostre attività, perché è importante capire che cosa succede anche da voi, no? E l'autenticità volevo dedicare proprio poco, ma questa importanza dell'autenticità, che sia di materiali sia di input negli insegnamenti linguistici. Di solito si è parlato per tanti anni di autenticità di materiali autentici, vale a dire non creati per scopo didattico. Però da quando si è diffusa la globalizzazione, le tecnologie, le realtà plurilingue, da quando siamo in DAD, noi siamo stati inesorabilmente attratti verso
forme di autenticità. Abbiamo scoperto un mondo e abbiamo scoperto quanto questo mondo autentico ci possa servire proprio a coinvolgere questi nostri studenti che dicono di apprendere molto fuori della scuola. È un modo di riportare il fuori della scuola al nostro interno. Ed è molto importante per lo sviluppo di attività di ascolto e di parlato, che però devono coinvolgere gli studenti in compiti autentici di uso e che stimolino proprio l'intelligibilità. E qua, anche qui vi faccio una domanda, è la penultima, abbiamo quasi terminato. Voi utilizzate materiali autentici nelle vostre pratiche didattiche? E se li utilizzate, in che modo li utilizzate? C'è un ritorno, c'è una corrispondenza con quanto ho appena detto del fatto di portare la realtà da fuori dentro la classe? E poi, quanto lavorate voi sull'adattamento delle attività dei libri di testo? Questo noi lo sappiamo, perché i corsi di formazione ce lo dicono. L'insegnante non si adegua to cure al libro di testo, l'insegnante continuamente crea nuove cose e in questo momento forse non ha tutti i materiali a disposizione, per cui deve adattarsi a questa nuova realtà. Qua vi faccio un esempio di un'attività che abbiamo creato con una collega greca quando abbiamo studiato, abbiamo fatto una ricerca, questa è una micro ricerca su un gruppo di docenti greci, un gruppo di docenti italiani e abbiamo provato a far lavorare i docenti sull'adattamento di attività che sono, per esempio, quelle che vedete lì, vengono da un libro delle colleghe Daniela Colzoni e Angioletta Viviani, un libro molto interessante che è proprio sulle varietà dell'inglese e che, a cui abbiamo chiesto ai docenti di aggiungere come lo modificherebbero proprio in funzione di queste nuove realtà, e lì loro hanno usato diversi tipi di adattamenti e confrontandosi proprio con qualche cosa che solitamente fanno ma non in questa chiave. E volevamo condividere proprio come esempio rispetto a qualche cosa che potreste già fare o potreste provare a fare, l'adattamento per rendere i compiti che ci sono nei libri più autentici, più reali, più fondati sulla vita reale. Infine vorrei chiudere con la rivisitazione della formazione in ambiti multilingui. Quali approcci potrebbero essere più idonei in contesti multilingui in un'ottica di consapevolezza di plurilinguismo nell'ambito di twinning? Li ho menzionati prima, quelli che sono emersi, sono stati più favoriti. Uno è il CLIL, no? L'insegnamento dei contenuti e l'uso della lingua, apprendimento di contenuto e lingua. L'altro è l'apprendimento per compiti e l'altro è l'uso di corpora, cioè di banche dati di lingua autentica che i nostri studenti possono consultare per scoprire qual è l'uso reale della lingua. Noi abbiamo fatto a Roma 3 una serie di questi percorsi di formazione e di orientamento, prima si chiamavano alternanza scuola-lavoro, adesso si chiamano PCTO, e abbiamo provato questo approccio con i corpora con studenti che stanno al terzo o al quarto anno delle superiori e sono stati bravissimi, hanno capito esattamente qual era il valore di consultare questi corpora. E la domanda che vi pongo qui, proprio in questa ottica di consapevolezza di plurilinguismo e nell'ambito di twinning, perché secondo voi questi potrebbero essere approcci validi che coinvolgono lo studente in una ottica diversa, con una prospettiva diversa? E quali altri approcci potreste proporre? Ce ne sono altri ovviamente, ma vorremmo sapere da voi, avere un feedback da voi. E io ho praticamente terminato, spero che abbiate contribuito con le vostre risposte, le vostre esperienze, perché a noi preme proprio molto sentire le vostre esperienze. Io a questo punto vi ringrazio e uso questa possibilità
per dirvi che il corso che è stato fatto con Enrich, noi l'abbiamo replicato quest'anno e ancora so che c'è qualcuno che sta seguendo, che fa parte del nostro corso, e lo replichiamo a partire da ottobre di nuovo, per cui se qualcuno volesse contattarci vi potremmo far sapere di più. Io a questo punto, prima di passare la parola a Silvia Sperti, mi chiedo se sia possibile, perché io non riesco a vedere dove sta la... il cosa servirebbe? Se hanno scritto qualcosa nella chat. Certo, nel Google Doc, se no. Sì, ma non lo vedo qui. Ce l'hai il link? Non so. Dovresti averlo, no? Sì, non ho capito. In questo momento. Lo rimetto anche sulla chat di nuovo, così grazie. Puoi cliccare direttamente. Lo puoi trovare anche nella nostra chat WhatsApp. Sì. Sì, okay. Ma questo io non... Intanto abbiamo detto che si passa la palla, giusto? Poi alla fine... Era per vedere se ci fosse qualche cosa che era venuto fuori, no? No, ci sono tante cose che hanno scritto, sì. Ma volevate vederle alla fine, giusto? O sbaglio? Per loro alcune cose le potremmo rispondere anche adesso, per esempio, però io le devo vedere sullo schermo perché qua non riesco a... Forse... Okay. Non so come, perché nel telefonino non mi parte, scusatemi. Ok, intanto possiamo passare a Silvia per non perdere. Benissimo, benissimo, grazie mille veramente, Lucia, molto chiara, veramente interessante. Allora parleremo alla fine di queste domande che sono... Perfetto, forse è meglio così almeno hai tempo per aprire sul telefonino, eccetera. Benissimo, allora passiamo la palla a Silvia. Grazie Costas, vedete il mio schermo? Perfetto, sì. Ok, io rinnovo i ringraziamenti a tutto il gruppo eTwinning per questo invito, per lo spazio che ci hanno concesso di condivisione. Ringrazio tantissimi partecipanti, quindi buon pomeriggio a tutti e a tutte, scusatemi, non avevo salutato, grazie anche per i contributi che stanno già arrivando, ci aspettavamo insomma questa interazione, per cui grazie per aver iniziato da subito. Silvia, ti scordo il tuo microfono a spegnere. Sì, Lucilla, stesso ragazzi. Ok, perfetto. Silvia, puoi continuare. Grazie. Grazie, grazie. Ringrazio anche la professoressa Lopriore per l'introduzione che ha fatto. Io continuerò sul cammino che ha già tracciato la professoressa, per il quale insieme ad Alessandra Canelli ho condiviso appunto le ricerche a cui faceva riferimento nella sua presentazione. Mi collegherò e il focus sulla mediazione sarà proprio il riferimento in particolare alle due ricerche, quella nazionale ma soprattutto quella internazionale nell'Erasmus Plus. Voglio partire con questo viaggio per la mediazione che sicuramente già conoscete, già praticate nella vita quotidiana e nella pratica didattica, cercando di focalizzarmi però in particolare su questi aspetti, appunto sull'aspetto dei contesti multilingui, è un accento che ha dato già la professoressa Lopriore che è negli obiettivi di questa nostra presentazione di oggi. Il concetto di mediazione è stato definito, declinato in vario modulo, è ancora in corso, la sua definizione è stata soprattutto applicata in tantissimi contesti. In generale potremmo dire che la mediazione è un processo destinato a ridurre la distanza tra due poli di diversità, tra due poli di alterità. Ma qui vi cito anche alcune ricerche scientifiche, è un concetto trasversale anche nella costruzione di alcuni approcci teorici come la social culture theory, nella didattica, tutti gli studi del Consiglio d'Europa dal punto di vista appunto dell'approccio pedagogico, nella comunicazione interculturale, negli studi di traduzione. La mediazione nell'ambito dei contesti migratori, che tra l'altro mi ha riguardata personalmente, essendo io stessa una mediatrice, ma anche nelle politiche europee in contesti plurilingui, dalla salute all'educazione, appunto, alla sicurezza. Quindi parliamo comunque di un concetto che è anche difficile da definire con un'unica definizione, quindi questo concetto nomade, come definito dalle Noir nel 1996, qui vi riporto alcune etichette che sono state date solitamente alla mediazione che forse avete già sentito, la mediazione linguistica o testuale, qui in particolare il focus è sulla struttura di traduzione, traduzione interlinguistica o intralinguistica, quindi a seconda del focus che vogliamo dare. La mediazione è anche culturale o anche interculturale, lo vedremo anche alla fine, in questo caso l'enfasi è sulla comprensione e la consapevolezza culturale, quindi all'interno di una stessa lingua attraverso lingue e culture diverse. La mediazione però è anche sociale, quindi ci si accorge anche
di questo aspetto più che altro umano, anche a volte psicologico, quindi il collegamento è anche con i nuovi media, anche con i social media, quindi il parlante che diventa intermediario. E collegato a questo è il ruolo della mediazione pedagogica. Tra poco parleremo del quadro. Nel quadro la mediazione è una mediazione che parte prima di tutto dall'insegnante mediatore, poi dall'apprendente mediatore, per cui educatori o docenti che fanno mediazione nel mediare concetti e nell'esprimere nuove nozioni. Sulla sinistra vedete i campi professionali in cui la mediazione invece solitamente è nota, nella diplomazia prima di tutto, nella gestione dei conflitti anche ad ampio raggio, nell'ambito commerciale, nel counseling, sicuramente nei contesti migratori senza dubbio, ma anche nel mondo degli affari, sempre in ambito per esempio interculturale o cross-culturale. Il focus che ovviamente daremo oggi, che do oggi anche relativamente alle ricerche di cui parlavamo prima, è parte dal rapporto tra la mediazione e l'educazione interculturale. In questo caso la mediazione diventa capacità di costruire ponti, ridurre il divario tra diversi individui già in classe, in contesti o comunità in cui appunto la mediazione dovrebbe essere considerata una componente comune, anche nell'ambito appunto dell'istruzione e dell'educazione. Quindi la mediazione è una componente centrale sicuramente prima di tutto nel processo di insegnamento e di apprendimento. Non mi riferisco soltanto all'apprendimento delle lingue, ma di qualsiasi disciplina, ma anche diventa importante nell'interazione apprendente-docente, ma anche fra apprendenti stessi e fra apprendenti e quello che si studia. Per cui ci rendiamo conto che veramente la mediazione la possiamo riconoscere ovunque. Nell'insegnamento delle lingue straniere sicuramente la mediazione è definita come interfaccia tra comprensione e produzione, e questo è un binomio che è alla base anche di come la mediazione è stata poi descritta nel quadro, lo vedremo tra poco. Sicuramente va sottolineato prima a noi anche sottolineare la dimensione al tempo stesso plurilingue e culturale delle attività di mediazione, soprattutto quando si studia una lingua straniera o si studiano più lingue straniere. Quindi per questa ragione la mediazione dovrebbe essere appunto un punto centrale all'interno di qualsiasi curriculum, quindi non soltanto all'università o per la scuola superiore, ma anche in età più giovane, quindi quando i discenti sono anzi si dovrebbe dire prima possibile a introdurre la mediazione in classe. Sicuramente è una nozione trasversale a più materie, non riguarda soltanto l'insegnamento delle lingue, ma mi viene da pensare materie come la matematica e la storia tranquillamente si prestano anche delle azioni di mediazione all'interno della classe, così come sicuramente in un contesto CLIL, per cui c'è uno stretto collegamento tra mediazione e appunto educazione interculturale già nella scuola, appunto a livelli anche primari, mi oserei dire. Se vogliamo soffermarci in particolare però sull'insegnamento delle lingue, sicuramente mediare durante la classe di lingue sicuramente significa superare incomprensioni, quindi sensibilizzare gli apprendenti a superare le incomprensioni quanto più possibile nel momento in cui si interagisce, rendere le idee, i propri pensieri, le proprie opinioni in una maniera adeguata, quindi sull'adeguato che bisogna poi lavorare attraverso l'introduzione di strategie specifiche, tenere conto delle diversità prima di tutto culturali oltre che linguistiche e tradurre sicuramente quindi da una lingua all'altra, quindi in questo caso la traduzione ci rimanda alla definizione tradizionale di mediazione. Come fare questo? Sicuramente introducendo anche ed esercitando determinate strategie nella classe. Una serie di esempi, scegliere mezzi linguistici che tengano conto delle persone a cui ci si rivolge, quindi all'interno del repertorio a disposizione, quindi selezionare in base anche al contesto della comunicazione, cercare di evitare i problemi di comprensione che spesso si verificano e la mediazione in quel caso è fondamentale proprio per o anticiparli o evitarli o nei casi più gravi cercare di risolverli. Chiarire quando ci sono appunto questi problemi di comprensione ed esporre quindi gli studenti ad alcune situazioni e fornire esempi di mediazione già da subito. Per esempio, una domanda che da cui si potrebbe partire è: se ti trovassi in una di queste situazioni dopo che vengono appunto presentate, come ti comporteresti? Quali strategie di mediazione useresti? Oppure un'altra domanda che si può fare per iniziare è: ma pensi di aver mai fatto mediazione anche nella vita quotidiana? Quindi in cosa sei andato bene, in cosa sei andato male? Quindi iniziare a sensibilizzare gli apprendenti già su un'autoanalisi rispetto alle proprie capacità di mediazione. In particolare in riferimento al corso di cui parlava prima la professoressa Lopriore, ci sono stati dei moduli che sono stati dedicati appunto nel corso di formazione docenti alla mediazione, quindi i nostri partecipanti sono stati esposti al concetto prima di mediazione, ma poi è stato chiesto loro, a parte le attività di riflessione, di implementare in classe alcune attività, proprio di progettarle, dopo ne vedremo alcuni esempi. In particolare su cosa personalmente mi sono soffermata nella fase in cui si è parlato di mediazione all'interno del corso.
Un focus è stato dato alle lingue franche, ne parlavamo anche prima, in particolare l'inglese, ma non soltanto l'inglese. Siamo partiti dalle strategie di comunicazione, quindi le communication strategies, che sicuramente i nostri docenti già conoscevano, già applicavano, ma sono state riviste in un'ottica ELF, quindi un'ottica di lingua franca, ma anche con un grande accento. Tra l'altro l'intero progetto REACH si basa anche su, appunto, sui contesti migratori, quindi c'è stata una spinta molto forte nel considerare le classi multilingui, laddove c'è la presenza di studenti migranti, anche a volte di rifugiati. In conclusione, sicuramente abbiamo posto l'accento sugli approcci pedagogici inclusivi nelle classi multilingue in generale, ma nelle classi in genere. Qui vedete in particolare le due componenti forti di questi moduli: le strategie di comunicazione, quindi sono state reintrodotte, poi ridefinite, sono state proposte delle attività per i miei docenti e poi da riproporre in classe, e un accento importante è stato posto sulle strategie di accomodamento che si applicano soprattutto nelle interazioni con le lingue franche, in particolare nel nostro caso con l'inglese e lingua franca. Anche i contesti migratori sono stati valorizzati, quindi si è cercato di porre l'accento, comunque sensibilizzare i docenti rispetto alla diversità linguistica, all'inclusività, ma anche e soprattutto alle problematiche, alle rappresentazioni e delle dinamiche migratorie attuali in Europa. Tra l'altro i paesi partner del progetto ci permettono di lavorare molto bene rispetto a questo. Rispetto alle strategie di comunicazione, qui molto velocemente sono queste quelle che abbiamo rivisto, ci servivano come terreno preparatorio per prepararci alla mediazione, quindi a introdurre la mediazione, le strategie di espressione del significato, quindi la sinonimia, le approssimazioni, le strategie di negoziazione, una strategia tipica o alla base delle azioni di mediazione, la gestione della conversazione, quindi anche questo i docenti sono stati hanno preparato delle attività in cui andavano, o meglio hanno riflettuto sulle attività che loro proponevano in classe rispetto alle strategie di comunicazione, e anche abbiamo dato importanza alle strategie paralinguistiche ed extralinguistiche, quindi parliamo ovviamente di attività di ascolto, di attività che hanno a che fare con il parlato, e quindi considerando anche questi altri elementi linguistici nella decodifica del messaggio. Rispetto alla mediazione, invece, la mediazione è stata introdotta partendo veramente molto dalla base. Qui vedete un'espressione a me cara: la mediazione è l'abilità di mettersi nei panni degli altri. Sicuramente sì, ci siamo resi conto che la mediazione è un po' nella vita di tutti i giorni, ma fare da mediatori non è semplice. Una persona che pratica di mediazione o che fa mediazione sicuramente ha prima di tutto un'intelligenza emotiva molto ampia, ma anche un'apertura mentale, e sicuramente bisogna tenere meno conto dei propri pensieri, delle proprie opinioni, e valorizzare o comunque comprendere, cercare di sintonizzarsi con quelle degli altri. Sulla base di questa premessa, sicuramente nella classe di lingua è importante sensibilizzare, esercitare l'ascolto attivo, quindi gli studenti dovrebbero essere preparati, esposti a situazioni in cui l'ascolto viene valorizzato. Ecco perché, di nuovo, non soltanto il verbale ma anche il non verbale, per cui abbiamo lavorato moltissimo anche sul parlato, non soltanto sulla mediazione nel senso appunto di mediazione sui testi scritti. L'ultimo riferimento al corso è in particolare appunto questo rapporto tra mediazione e lingua franca. Sicuramente ci è sembrato opportuno, all'interno di un corso di formazione che rese conto appunto di un orientamento nei confronti delle lingue franche, introdurre anche le strategie di monitoraggio delle interazioni tipiche di interazione in lingua franca. Quindi le strategie di comunicazione che ho illustrato prima, sicuramente un ultimo step è stato quello di esporre i docenti a questo tipo di strategie di accomodamento, ma anche proprio tipiche delle interazioni in ELF, e qui vedete degli esempi: chiedere correzioni, controllare le reazioni, imparare quando non ci si è capiti, cercare di evitare malintesi. Questo serviva come terreno per preparare poi l'introduzione alla mediazione nel quadro. Qui vedete nel cerchio in verde come la mediazione viene definita nell'attuale Companion Volume del 2018. La leggo per voi: nella mediazione chi usa o apprende la lingua, quindi sicuramente qui un accento importante sulla lingua, sull'ambito linguistico, pedagogico, agisce come attore sociale, questa è un'espressione importantissima, social agent nella versione in inglese, crea cioè dei ponti, aiuta a costruire e a trasmettere significato all'interno della stessa lingua e talvolta da una modalità all'altra, quindi nel passaggio dal parlato al segnato o nella comunicazione intermodale, ma anche da una lingua a un'altra, ovviamente nella mediazione interlinguistica.
E sicuramente, come vedremo tra poco, le strategie nell'ultima versione del quadro di riferimento delle lingue mirano a creare questo spazio, queste condizioni utili non soltanto per comunicare, ma addirittura per imparare la lingua. Quindi la mediazione assume un ruolo centralissimo, incoraggiare i partecipanti a costruire, a comprendere nuovi significati, trasmettere nuove informazioni in una forma appropriata. Rispetto alla storia, molto brevemente, della mediazione all'interno del quadro, sicuramente c'è bisogno di fare un discorso storico. Partiamo dalla versione del 2001. Nel 2001 il concetto di mediazione era già introdotto, ma sicuramente non affrontato in tutta la sua complessità. L'accento era posto su due concetti chiave, appunto la co-costruzione del significato fra parlanti durante l'interazione e il costante passaggio tra il livello individuale e sociale nell'apprendimento di una lingua, ma in generale comunque nell'apprendimento. Si parlava già di attori sociali, ma sicuramente la definizione più dettagliata della mediazione, insieme alle relative scale, strategie e attività, è avvenuta poi nel 2018, quindi c'è stato un processo di revisione che è durato anche molto molto tempo, una serie di pubblicazioni che hanno preceduto anche il quadro nella sua versione odierna, ed è stato sicuramente un passaggio che è servito a rendere un pochino più chiara ma anche più ampia la definizione di mediazione e fornire ai docenti di tutti i livelli degli strumenti più definiti che tranquillamente possono essere adattati anche nella classe. E nel Companion Volume viene ripetuto spesso l'invito ad adattare, tenere conto delle esigenze della propria classe, quindi anche le attività che vedremo tra poco, quelle indicate in maniera veramente molto dettagliata nel volume, possono essere tranquillamente ampliabili, modificabili, quindi sono delle linee guida che vengono date, ripeto, molto dettagliatamente, però il docente poi è libero anche di adattarle al proprio contesto. E in ultimo è importante il fatto che il contesto di applicazione della mediazione già nel Companion Volume viene dettagliato meglio, non è soltanto all'interno, non si parla soltanto di contesto scolastico, ma anche appunto di contesto sociale, di contesto linguistico e di contesto professionale, quindi la mediazione è vista veramente a tutto tondo. Questo è vedete molto piccolo, ma adesso lo vedremo meglio, e come appunto volevo farvi vedere più che altro come veniva schematizzato, ma sicuramente siete già, conoscete già il volume, e le attività di mediazione vengono correlate alle strategie di mediazione, quindi vengono separate in un certo senso, almeno nella loro definizione, ma proprio perché ad attività di mediazione si possono abbinare diverse strategie, per cui vengono schematizzate in questa maniera proprio a questo scopo. E qui vedete le famose tre categorie, le scale e le attività per la mediazione. Sicuramente vediamo il riferimento alla mediazione a livello testuale, che è un po' quella tradizionale, quindi già nel 2001 si parlava di mediazione intralinguistica e interlinguistica, per cui siamo ancora nell'ambito della traduzione. Qui vedete una serie di attività che vengono suggerite già nel volume, ma che possono appunto, come dicevo prima, essere ampliate. È interessante il fatto che non si parla soltanto di interlinguistica, quindi mediazione interlinguistica, ma anche intralinguistica, quindi è mediazione anche appunto quando si prendono appunti da una lingua nella stessa lingua, o quando un testo molto complesso viene appunto mediato sempre nella stessa lingua, un testo creativo o letterario. Mediare a livello concettuale invece è una novità, sicuramente introdotta nel volume del 2018, qui siamo già su un ambito. C'è una grande enfasi rispetto alla collaborazione in gruppo, alla capacità di creare spazi per comunicare e interagire e quindi superare le barriere. Qui è interessante che la mediazione a livello concettuale fa anche riferimento ad ambiti professionali, per cui alla base mi viene da dire, dalla mia esperienza personale, nella mediazione in ambito migratorio, la mediazione a livello concettuale sicuramente è quella più usata, o comunque il processo che si attiva di più, perché a livello concettuale c'è bisogno spesso anche di superare delle barriere che sono proprio semantiche, che sono appunto concettuali, per cui la mediazione in quel caso serve proprio a questo, è una mediazione che diventa culturale. A livello comunicativo siamo sempre nell'ambito un pochino più specializzato, qui all'apprendente si chiede appunto di imparare a facilitare la creazione di spazi pluriculturali, agire come intermediario, facilitare la comunicazione in situazioni delicate, appunto conflittuali, per cui
Ecco, anche nelle domande che state vedendo, che vi ho posto, visto che qualcuno già aveva risposto prima, nel Google Doc potete anche, se volete, condividere le vostre esperienze anche rispetto a queste tre macro categorie o alle eventuali scale che avete già applicato nella vostra esperienza didattica. Dicevo prima, nello schema che abbiamo visto nelle due slide precedenti, alle attività si associano anche le strategie. In particolare nel nuovo volume le strategie si dividono in queste due ramificazioni. Le strategie di mediazione servono per spiegare un nuovo concetto, quindi quando è inaccessibile, per cui con una serie anche di strategie che vanno dall'adattamento della lingua, alla semplificazione, all'amplificazione anche in alcuni casi, alle strategie invece per semplificare un testo, per cui c'è qui di nuovo un focus molto importante sulla semplificazione dei testi, sulla mediazione dei testi, forse dovremmo dire, quindi per esempio rendere o sviluppare fruibile un testo che è molto denso, molto complesso anche dal punto di vista concettuale. Le implicazioni che sono venute fuori da questa esperienza che abbiamo fatto, quindi formativa, sicuramente ci siamo resi conto che esporre i docenti a una serie di input, di attività di riflessione prima, ma anche di attività poi da svolgere in classe, è servito anche a renderli più consapevoli del fatto che introdurre la mediazione favorisce l'autocontrollo e la flessibilità degli studenti nell'uso della lingua, quindi si tende a concentrarsi di più sugli aspetti comunicativi, su quelli della mediazione, tanto che addirittura migliora proprio l'impatto sui risultati dell'apprendimento, ma anche della soddisfazione personale da parte degli studenti. Di nuovo vedete un riferimento che ha fatto prima la professoressa Lopriore rispetto ai dati che abbiamo raccolto, l'esperienza dentro e fuori la classe, perché fare mediazione significa per forza di cose portare dentro la classe esperienze che vengono da fuori, per cui c'è di nuovo questa interfaccia molto importante. E si rafforza l'autonomia linguistica e cognitiva, promuovendo proprio quel ruolo di agenti sociali, come viene chiesto dal quadro, gli apprendenti diventano comunicatori, quindi operatori anche per una forma anche di comunicazione inclusiva, oserei dire, quindi diventano più consapevoli di come e di cosa comunicano. Chiaramente, vedete nell'ultimo punto, questo significa avere grandi implicazioni per la valutazione della mediazione, perché se diventa un'abilità da dover introdurre, diventa anche un'abilità da dover valutare, per cui i docenti si sono anche chiesti, o meglio, li abbiamo stimolati anche a chiedersi come poi va a dare la mediazione in classe. E qui vi riporto molto brevemente, prima di concludere, una serie di esempi, un paio, sarò veloce, di quello che hanno prodotto poi i corsisti sugli input ricevuti. Qui in particolare vedete un'attività che è focalizzata sulle strategie, è stata prodotta in Portogallo, e qui parliamo di un insegnamento di adulti. La docente qui ha deciso di introdurre delle conversazioni di vita reale in lingua inglese, ha fatto delle domande, quindi prima di riflessione, cercando di stimolare gli apprendenti a riconoscere queste strategie di comunicazione, e poi ha fatto vedere due video, uno in cui introduceva appunto le strategie di comunicazione, una in cui le strategie venivano applicate, in particolare qui si parlava di parlanti che comunicavano in inglese usando appunto la lingua franca, per cui ha deciso di lavorare la sensibilità, forse potremmo dire in questo caso. È interessante anche i commenti che vedete sotto della docente, sicuramente se stessa ha lavorato per innovare le attività da proporre in classe, soprattutto si è resa conto di come stava anche sviluppando le sue stesse competenze e capacità didattiche, per cui un risultato soddisfacente. Qui avete invece un'attività legata più che altro alla mediazione proprio in sé, è stata prodotta in Finlandia, siamo nell'ambito accademico primissimi anni, in questo caso hanno voluto lavorare sulla mediazione scritta, quindi testi scritti, il focus era sulle mail, quindi la docente ha proposto delle mail scritte sia nella lingua 1 ma poi anche tradotte in inglese, le ha fatte confrontare dagli studenti e poi ha chiesto loro di dare una loro riformulazione, quindi questo è servito poi attraverso una griglia di autovalutazione a vedere come le strategie erano state applicate, le strategie di mediazione, per cui ha preferito lavorare, come dicevo, sulla mediazione interlinguistica. E l'ultima invece ha un focus sui contesti migratori, qui siamo in Grecia, quindi terreno fertile per questo, siamo in particolare in una classe multiculturale e multilingue, una classe di scuola secondaria e inferiore, la docente ha deciso di proporre prima delle domande metalinguistiche e metacognitive per capire appunto che sensibilità c'era rispetto al tema della migrazione,
Ed è interessante che abbia impiegato, meglio, abbia permesso l'impiego del translanguaging, di cui parlava prima la professoressa Lopriore, per esprimere le opinioni da parte degli studenti che provenivano appunto da contesti linguistici e culturali diversi, per cui ha utilizzato proprio questo strumento per facilitare la condivisione. Dopodiché ha presentato dei scenari di migrazione diverse, quindi li ha resi sensibili rispetto a questo, ma poi ha anche applicato un role play, e nel role play ha chiesto loro di interpretare il ruolo di migranti, e quindi chiaramente da lì sono uscite fuori delle opinioni, delle riflessioni. Anche qui è interessante il fatto che nei commenti la docente faccia riferimento appunto all'importanza di utilizzare elementi autentici, materiali autentici. È una delle domande che infatti vi ho fatto nel documento, è proprio questo, quindi utilizzare e portare in classe materiali autentici. Per concludere, quindi, da queste esperienze abbiamo tratto sicuramente delle implicazioni importanti. È importante l'adozione di modalità innovative per rendere più efficace l'insegnamento in contesti plurilingui, ma non soltanto, ma chiaramente c'è una tendenza a favorire i contesti plurilingui. Sicuramente la mediazione serve a sensibilizzare gli apprendenti, ma anche a questo punto potremmo dire tranquillamente i docenti, sulla natura mediata e complessa della lingua. Questo serve soprattutto appunto a sviluppare queste competenze, questa sensibilità interculturale. Non possiamo trascurare più le esigenze degli apprendenti, sicuramente emergono come importanti già nella progettazione dell'attività didattica, anche nella loro esecuzione, quindi anche nella proposta di attività in classe, per cui sempre bene ascoltare i bisogni degli apprendenti, e il potenziale delle lingue franche sicuramente emerge da questa esperienza di ricerca che abbiamo fatto. È importante considerarle, non soltanto l'inglese, la lingua franca, ma anche le altre, e il repertorio plurilinguistico che gli apprendenti hanno, quindi il translanguaging sicuramente è un po' un'interfaccia di questo, proprio perché è importante per facilitare l'integrazione sociale, sensibilizzare gli studenti attraverso poi anche le pratiche di mediazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e lascio la parola alla mia collega Alessandra Cannelli. Benissimo, veramente utilissimo. Allora, passiamo la palla direttamente ad Alessandra Cannelli. Ok, perfetto. Ora dovresti vedere. Benissimo, sei pronta. Ok, saluto tutti, sono molto contenta di essere di nuovo in un gruppo di docenti motivati ad utilizzare gli strumenti forniti dai Twinning, in cui ho sempre creduto molto sin dall'inizio. Dunque, già la professoressa Lopriore e la professoressa Sperti hanno detto appunto il lavoro che noi stiamo svolgendo insieme di ricerca e di applicazione alla diciamo formazione dei docenti. Qui vorrei parlare dei motivi per cui appunto le tecnologie e i progetti di twinning, in cui le lingue, non solo l'inglese, leggevo nella chat anche lo spagnolo, il francese o altre lingue, possono essere usate appunto come lingua franca all'interno dei progetti, e sono strettamente collegati le tecnologie e le lingue franche, perché non possiamo noi ignorare tutte queste opportunità che ci vengono offerte dalle tecnologie di connessione con altre realtà, e soprattutto per l'acquisizione delle competenze linguistiche interculturali e plurilinguistiche. Leggevo infatti prima anche nella chat che qualcuno ha migliorato come docente decisamente l'uso delle lingue straniere proprio attraverso la realizzazione di progetti. Quindi sia tutte le lingue franche, ma in particolare l'inglese, che le tecnologie sono espressione di un mondo globalizzato e fanno parte della vita quotidiana dei nostri studenti, che li usano sia per il loro tempo libero, moltissimo, forse prevalentemente per il loro tempo libero, ma anche nell'ambito della scuola e del loro lavoro collettivo. Quindi noi come docenti dobbiamo creare nuove competenze, non solo imparare ad imparare, ma imparare a comunicare in contesti multiculturali e multilinguistici. È decisamente essenziale essere preparati a questa funzione. Ma praticamente, proprio nella realtà, come possono la tecnologia e i twinning favorire questa consapevolezza e migliorare l'apprendimento plurilinguistico verso la competenza interculturale? Partiamo appunto dalla consapevolezza
che di solito manca ed è la base per migliorare. Quindi la cosa fondamentale è mettere in pratica la comunicazione, l'apprendimento interculturale attraverso il web, utilizzando anche siti web che creano dei gruppi interculturali con compiti comunicativi, ma anche per brevi attività come per esempio Skype in the Classroom o altre soluzioni che mettono in contatto scuole diverse, ma per attività molto veloci. E gli studenti in questi contesti interagiscono con altri studenti non madrelingua e quindi riescono a mediare fra contesti culturali di lingue diversa. E un'altra modalità è quella di usare ambienti di telecollaborazione, ovvero attività di cooperazione in progetti più complessi, poi vedremo anche altri aspetti, come Erasmus Plus e Twini, dove i gruppi di studenti lavorano insieme su temi specifici integrati nel loro syllabus con l'azione di potenziamento degli strumenti digitali che sono fondamentali. Poi dobbiamo imparare ad aiutare gli studenti a familiarizzare con una gamma di accenti non madrelingua, perché molto spesso gli studenti hanno paura di sbagliare, invece diventando acquisendo maggiore familiarità con accenti diversi da quello madrelingua, diventano dei comunicatori più efficaci, consapevoli. E naturalmente collaborando a distanza e utilizzando la multimodalità per la comunicazione e avendo una costante interazione orale con altri non madrelingua, gli studenti acquisiranno una maggiore familiarità con una gamma di accenti che gli permetterà di aumentare questa consapevolezza e essere consapevoli anche delle difficoltà degli altri quando ascoltano il loro stesso accento e questo li renderà sicuramente meno paurosi nel tentare e provare a comunicare. Quindi la dimensione multiculturale e il processo di integrazione negli studenti e negli insegnanti non saranno qualcosa di teorico, ma diventeranno qualcosa di pratico e realizzato nelle attività quotidiane. Durante il nostro corso principale di Enrich, di cui ha parlato prima la professoressa Opriore, i partecipanti hanno dovuto realizzare un compito finale che mostrasse come avrebbero cambiato le loro lezioni in una prospettiva di lingua franca, seguendo tutti i suggerimenti e gli insegnamenti che avevamo proposto. E qui ne propongo uno che è partito dal lavoro su una classe in cui erano presenti molti studenti stranieri. Il titolo della lezione è Ritorno al passato, un viaggio nella macchina del tempo. La classe era stata divisa in gruppi e il compito di ogni gruppo era quello di viaggiare in tre momenti storici diversi, in una città, in una regione o in un paese del mondo, esplorando e decidendo dove sarebbero voluti andare e cercando di focalizzare cosa volevano scoprire. Il compito è quello di creare poi alla fine un breve video podcast che mostrasse i loro risultati. Gli studenti sono stati stimolati a riflettere su diversi contesti multiculturali e linguistici approfittando della presenza dei compagni. E il loro lavoro poi è stato integrato nel programma, perché in realtà ecco, questa faceva parte del programma di storia, quindi il CLIL si adatta molto, come tutti i progetti Twin in realtà. E l'impiego della tecnologia è stato attivo, questo è un elemento essenziale per riuscire a ottenere il meglio, e tutti i progetti Twin ne fanno un uso super attivo, perché non deve essere soltanto l'ascolto o la visione di video, ma qualcosa di produttivo da parte dei ragazzi. Quindi questo tipo di progetto ha favorito la pratica orale e la creatività, e dopo la produzione gli studenti sono stati guidati a riflettere e a fornire dei feedback sui rispettivi podcast video. E quindi gli obiettivi che sono stati posti sono quello di visualizzare anche da parte non solo degli insegnanti ma anche degli studenti il processo di apprendimento, pianificando insieme le diverse fasi della realizzazione del podcast video,
scoprendo lo sviluppo di percezione della diversità, dell'alterità, dopo aver appreso di altre culture, e di illustrare le conclusioni in modo multimodale attraverso questo video podcast. E poi infine si sono incontrati e hanno riflettuto analiticamente su diverse prospettive durante il lavoro di squadra autodiretto. Ecco, qui possiamo vedere in maniera chiara le varie fasi che insomma, i ragazzi hanno realizzato. Sono stati guidati attraverso queste fasi con linee guida che li hanno aiutati ad acquisire maggiore consapevolezza della necessità di mediazione fra culture, con l'aiuto di questa prospettiva plurilinguistica, cioè di lingua come strumento di mediazione. Agli studenti nella prima fase è stato chiesto di immaginare, come ho detto prima, un viaggio in un tempo diverso, in luoghi diversi, e tenere conto che è rilevante anche la lingua in questa prospettiva e anche le altre espressioni culturali diverse, diciamo. Nella fase dei compiti a casa, agli studenti è stato chiesto di indagare sulla vita di un luogo in tre periodi diversi. E gli studenti sono stati stimolati ad analizzare il tempo e il luogo storico in diverse lingue, perché questo può anche modellare quali informazioni e come le informazioni vengano rappresentate e riportate. E gli studenti hanno anche utilizzato diciamo, questi strumenti anche per portare avanti questo compito, cioè si sono incontrati in aule virtuali o hanno realizzato dei Padlet per lavorare e condividere. Nella terza fase in classe hanno discusso, si sono confrontati sui risultati delle loro scoperte e hanno pianificato i podcast video, hanno utilizzato dei diagrammi di flusso, delle mappe mentali e nella realizzazione del podcast video hanno utilizzato Operative Learning con tutoraggio fra pari e ruoli diversi nel gruppo. Nella fase quinta hanno poi presentato i video e le squadre a turno quindi hanno presentato e poi al resto della classe e poi dopo ogni video gli studenti hanno discusso per confrontare quello che loro avevano capito, avevano compreso o conoscevano del periodo storico culturale in questione. Hanno riflettuto da diversi punti di vista sulle esperienze, anche prendo spunto dalle esperienze dei ragazzi, le esperienze familiari degli studenti presenti in classe, hanno riflettuto sui cliché e gli stereotipi delle comunità culturali nel rappresentare gli eventi storici e poi hanno votato quali templi e luoghi fossero per loro ideali da visitare. È importantissimo svolgere la tecnologia in questo caso, come in tanti altri casi, come abbiamo sperimentato sempre in eTwinning, perché favorisce un'acquisizione graduale delle competenze e si parte da una sensibilizzazione, quindi la consapevolezza di cui parlavo prima, alla comprensione orale o scritta, ma soprattutto orale, alla produzione e alla interazione, quindi fino alla emancipazione dal confronto con i madrelingua. In passato noi abbiamo sempre avuto il timore di confrontarci con i madrelingua o la lingua madre come verità assoluta. E invece l'elemento essenziale in questo tipo di interazione è la soddisfazione nella comunicazione degli apprendenti. Come abbiamo già visto da tempo, l'apprendimento attraverso i giochi è molto produttivo dal punto di vista dello studente, perché le ricerche hanno proprio dimostrato che l'acquisizione del pensiero di ordine inferiore e superiore è molto facilitata, motivata attraverso il gioco. E i ricercatori sottolineano anche l'importanza proprio del coinvolgimento emotivo per l'apprendimento delle lingue con i giochi. E qui mostro due giochi che richiedono l'interazione con studenti anche al di fuori dell'ambito scolastico.
come Minecraft e Fortnite. Il primo viene usato moltissimo dagli studenti più giovani e molti docenti lo utilizzano proprio per incentivare la collaborazione e la creatività. E l'altro invece viene usato soprattutto dai ragazzi più grandi che entrano in competizione con altre persone di altre nazioni, di altri paesi, e quindi durante il gioco devono utilizzare per lo più l'inglese come lingua franca, e per loro questo è molto motivante. Già un'altra volta in un altro webinar io ho parlato di questa possibilità della realtà virtuale, che è molto importante per i ragazzi, diciamo, delle scuole secondarie, perché permette di superare il filtro emotivo del mostrarsi attraverso invece un avatar. Questo viene realizzato e qui possiamo vedere il progetto che è stato realizzato con Erasmus Plus, realizzato da diverse università europee, in particolare tedesche, e si sono focalizzati un po' sulla differenziazione pedagogica attraverso la telecollaborazione e il gioco per l'insegnamento, soprattutto insegnamento interculturale, CLIL, nelle scuole secondarie. Quindi questa interazione in un mondo virtuale, la videocomunicazione e l'utilizzo del gioco, la ludicizzazione, vengono implementate per supportare gli scambi pedagogici online tra studenti di scuole secondarie di tutta Europa, ma non soltanto l'inglese, anche altre lingue, perché in questo mondo virtuale si trovano diverse piccole isole. Le prime sono quelle che spiegano come funziona e cerca di far fare dei giochi per imparare a navigare e settare proprio l'audio e tutto il resto, il suono. Poi ci sono delle piccole isole per il mondo inglese, Chatterdale è il nome del mondo inglese, poi c'è il mondo francese, spagnolo e tedesco. E attraverso questo mondo virtuale i docenti possono utilizzare questi strumenti per far fare delle attività di interazione fra studenti di scuole europee con dei compiti, tanti sono già pronti, quindi se voi siete interessati potete andare sul sito, qui vi ho messo dei link, potrete andare ad approfondire e ci sono moltissime attività già svolte da poter utilizzare. Per poter accedere comunque bisogna fare richiesta alle persone che hanno realizzato questo ambiente di collaborazione, ma i ragazzi si divertono moltissimo e imparano a comunicare in situazioni simili alla realtà, come in un negozio o in un gioco fra ragazzi. Vorrei mostrarvi adesso alcuni dei progetti eTwinning che si sono occupati di competenza interculturale e in cui le tecnologie e la lingua straniera sono state usate in quest'ottica. Questo è un esempio di questo genere, la terra a confini, migrazione e diritti umani, in cui gli studenti sono guidati ad avere una visione più approfondita degli attuali sviluppi in Europa, dove viviamo tutti i giorni. Hanno collaborato al progetto per creare una conoscenza condivisa e hanno usato l'inglese come lingua franca per comunicare, per mediare e per meglio capirsi. Qui sotto potete vedere due link, uno ad alcune pagine in particolare, altro proprio al Twin Space, in modo da poter approfondire il progetto nei dettagli con tutte le attività che vengono mostrate. Io non posso adesso mostrarvi tutto, ma volevo mostrarvi un progetto, una parte del progetto, il lavoro in gruppi internazionali, perché è particolarmente significativo. Il compito che vedete sullo schermo è un lavoro in cui gli studenti hanno dovuto creare cartelle con articoli, video, materiali del loro paese sull'argomento assegnato, come potete vedere qui. Non so, sulla situazione
sui mari o la posizione dei politici nelle varie nazioni. Loro dovevano creare queste cartelle in gruppi internazionali, poi però ogni gruppo doveva lavorare sulla cartella di un altro paese, non su quello che loro avevano realizzato, e creare articoli per l'e-magazine condiviso, discutendone naturalmente insieme in videoconferenza. Mi sembrava insomma un esempio molto importante rispetto a quanto è stato detto finora. Un altro progetto che si è occupato di questo è il progetto Immagina Insieme per il Mondo. E questo progetto, fra le altre cose, è occupato di stereotipi culturali. E agli studenti è stato chiesto, prima di leggere un libro che si chiama Zootopia, che è anche un film per ragazzi, cartone, e poi hanno creato un quiz collaborativo con uno strumento che sicuramente voi conoscete, che è Kahoot, quindi i ragazzi stessi l'hanno creato, e poi hanno realizzato il gioco online durante una videoconferenza. E se andate sul link potrete vedere proprio il video in cui si fa vedere la collaborazione a distanza e la gara fra squadre internazionali. Ecco qui, qui potete vedere, c'è il link direttamente. Un altro progetto che si è occupato di mettere in collegamento squadre internazionali, in questo caso sulla radio, e qui vedete la mappa con le nazioni che hanno preso parte, si chiama Breaking News, Listen to My Radio. In questo progetto gli studenti hanno migliorato naturalmente la loro competenza linguistica con tutte queste attività che sono state proposte, anche dal punto di vista delle tipologie testuali, naturalmente le loro competenze digitali e, la cosa che ci interessa a noi, le loro competenze interculturali, come la capacità anche trasversale anche di collaborare, mediare, negoziare con partner stranieri e lavorare in gruppo. E loro hanno dovuto realizzare dei podcast che hanno poi condiviso, e i primi podcast che sono stati realizzati, qui vedete l'elenco proprio delle scuole che hanno preso parte, dalla Francia, alla Grecia, al Belgio, la Germania, la Turchia, la Finlandia. Ecco, nel primo podcast gli studenti si sono concentrati su alcune cose, alcune consuetudini del proprio paese, quindi si sono confrontati all'interno del loro gruppo, come per esempio le abitudini di lettura fra gruppi anche di tutte le età, fra i docenti, le famiglie. Invece nel secondo round di podcast si sono concentrati sulla realizzazione in squadre internazionali questa volta, su alcuni degli obiettivi, dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ed insieme ai partner hanno discusso e redatto documenti finalizzati alla realizzazione di una trasmissione radio che sponsorizzasse uno o più di questi obiettivi. Quindi ne hanno discusso e hanno realizzato poi questi documenti che hanno condiviso. Un altro progetto molto interessante è il progetto che si è occupato, questo progetto Insight in Mind, si è occupato principalmente della radicalizzazione, cioè approfondendo tematiche sui cliché, sull'esclusione, su trincerarsi sulle proprie posizioni, su tematiche che dividono le persone.
e quindi è stato realizzato in due parti. Nella prima parte quindi hanno discusso i ragazzi proprio la prima parte, cioè su cosa ci divide. Hanno anzi dato un secondo nome a questo progetto, The Beauty and the Beast, la bella e la bestia, cioè la parte positiva, le cose comuni, e la parte negativa, che sono le cose che ci dividono. Quindi hanno cercato di incentivare, di prevenire le divisioni, gli scontri culturali, promuovendo la tolleranza fra i giovani e quindi approfondendo l'importanza dell'inclusione sociale, con particolare interesse ai valori umani. Quindi in questa prima parte hanno cercato di analizzare cosa porta alla radicalizzazione, i cliché, hanno discusso in forum, in squadre, in videoconferenza, realizzando poi dei documenti condivisi sulle varie tematiche. Nella seconda parte, invece, gli studenti hanno lavorato sempre in squadre internazionali sul patrimonio culturale, cercando di rendere consapevoli dei molti aspetti comuni, piuttosto che di quelli divisivi, e quindi hanno anche registrato le loro opinioni e le hanno condivise nel Free Space, hanno realizzato proprio con altri tool digitali, hanno condiviso oltre che in videoconferenza fra loro per realizzare questi documenti. E nella parte finale, alla fine gli studenti hanno condiviso i loro risultati, i risultati del loro lavoro, realizzando sia un sito che un libro con tutta la loro documentazione, tutti i lavori realizzati, proprio per condividerlo e far partecipi anche le altre scuole del loro territorio e altre persone che potessero essere interessate a questo argomento. Quindi, riprendendo quanto è stato detto in precedenza anche dalla professoressa Papiore, dalla professoressa Sperti, è indispensabile una nuova metodologia nell'insegnamento delle lingue, ma non solo nell'insegnamento delle lingue, tutte le lingue, ma anche nell'insegnamento disciplinare, perché la lingua entra sempre nella disciplina, quindi anche gli insegnanti non di lingua devono essere consapevoli dell'impatto che questa lingua ha. E quindi l'apprendimento linguistico deve essere un apprendimento consapevole che la lingua straniera, comunque, anche la propria lingua, ma comunque la lingua straniera è una lingua franca. È necessario adottare misure innovative per rendere l'insegnamento più efficace in contesti plurilingui, e quindi attuando delle attività di mediazione di cui abbiamo parlato anche prima, hanno parlato sia la professoressa Lopigliore che la professoressa Sperti. Quindi sia prima i docenti e poi gli studenti devono essere consapevoli, devono rendersi consapevoli della natura complessa e mediata della lingua e del suo apprendimento come base per lo sviluppo di competenze plurilinguistiche e interculturali. E quindi è necessaria un'analisi dei bisogni degli studenti, che non è un discorso generico, ma è un discorso molto preciso, perché abbiamo delle classi molto variegate, e quindi comprendere il loro contesto di provenienza e il loro contesto sociolinguistico ed educativo permetterà poi di realizzare dei programmi, dei corsi personalizzati su misura, in modo da ottenere più risultati ed essere più efficaci. Quindi è necessaria la promozione di attività di interazione linguistica e l'uso di materiali autentici, come abbiamo detto prima, ricchi di contenuti che rendano agli studenti pratica la realtà dell'apprendimento, per quindi rafforzare la loro consapevolezza interculturale e riconoscere anche il potenziale orientato alla prospettiva lingua franca nella istruzione linguistica, anche per facilitare l'integrazione sociale, che è un elemento essenziale, ed emancipare gli studenti attraverso la mediazione.
È stato realizzato anche uno studio dai twinning, europeo, dalla unità twinning europea, proprio sull'impatto di twinning sulla didattica, perché i twinning è molto importante nell'ottica quindi di consapevolezza dell'uso della lingua in generale, non soltanto l'inglese, non soltanto la lingua straniera, ma la lingua come strumento di comunicazione interculturale. È stato riscontrato da questo studio, è stato evidenziato in maniera inequivocabile che l'impatto di twinning è essenziale sia sull'acquisizione di nuove tecniche, diciamo sulla nuova pratica didattica, che sulla modifica della propria didattica, quotidianamente, sull'adozione di nuove strategie nella propria didattica, ma soprattutto, e questo rientra nel discorso di cui stiamo parlando oggi, hanno i docenti intervistati che hanno preso parte a questa ricerca hanno mostrato interesse ad essere formati e ad essere soddisfatti di quello che i twinning fornisce in quest'ottica, proprio sulla promozione del dialogo interculturale. Qui parlano proprio di 5 priorità nello sviluppo di insegnanti e studenti, quindi della promozione del dialogo interculturale attraverso il lavoro di collaborazione fra colleghi, fra docenti e discenti, e la modalità in che i twinning permette di acquisire competenze sociali, civili e interculturali, sia agli studenti che i docenti acquisiscono nuove competenze, sia dal punto di vista, come dicevo, interculturale, ma i docenti anche acquisiscono delle competenze per progettare, per pianificare attività di questo tipo e quindi poi offrire agli studenti opportunità di apprendere e mettere in pratica i valori democratici, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Ecco, io ho finito, penso, spero che sia stato chiaro. Benissimo, chiarissimo e benissimo, vedo anche dalla chat, è stato molto apprezzato, tutti gli interventi sono stati apprezzati. Allora, diciamo che non so se avete avuto il tempo, anzi il tempo ce l'avete avuto, per guardare le domande che avete posto, se volete commentare a proposito o rispondere o simile. Quindi direi se la professoressa Lucilla vuole partire oppure non so chi vorrebbe iniziare a commentare o rispondere alle domande che vi sono state poste. Sì. Benissimo. Sì. Buongiorno. Sì, penso che le domande, ho dato un'occhiata a tutte le, avevo un problema con il mio telefonino perché ho dovuto riportarlo sul computer, mi dispiace, ho perso un po' di tempo. No, va benissimo. Ho già risposto ad una serie di domande ed è molto interessante quello che in effetti è venuto fuori nella chat. Io mi sono segnata alcune cose, per esempio il fatto, le diverse interpretazioni di autenticità. Io mi sono segnata, Maruska per esempio aveva fatto un esempio molto interessante, dice ma l'autenticità è per esempio nel mio insegnamento in cui insegno loro a fare dei loghi che sono delle cose autentiche. Certo, l'autenticità non è solo nel materiale ma nel compito, per quello ho citato anche l'approccio task-based, perché effettivamente è un approccio che consente di far usare la lingua per scopi reali, non per fare pratica di lingua, perché purtroppo in genere finiamo per fare pratica di lingua, no? Far fare pratica di lingua, mentre invece dando loro dei compiti reali, la collega Cannelli ha elencato tantissimi progetti twinning e sono tutti progetti in cui si usa la lingua per fare altro, per la realtà,
questi progetti poi coinvolgono studenti di varie lingue. Per cui, per rispondere a Maruska, sì, un'ottima idea quella dei loghi. In realtà poi c'era una collega francese che alla domanda che era stata posta sulle voci degli adolescenti, forse io non mi ero spiegata bene, agli adolescenti è stata posta un'affermazione in cui si diceva: il mio insegnante utilizza materiali autentici, per esempio serie televisive, film, durante le lezioni di lingua. E la collega si chiedeva: ma gli studenti sono gli studenti che non sanno cos'è il materiale autentico o sono gli insegnanti? In realtà loro, gli studenti, lo capiscono molto bene, e quando dicono no, mai, ed è una percentuale altissima, loro si riferiscono al fatto che i docenti faticano a utilizzare materiali tipo le serie televisive, le canzoni, i film, in maniera sistematica. Quelli sono materiali autentici a cui loro sono esposti e che danno soprattutto un input relativo al parlato, anche se, apro e chiudo parentesi, le serie TV comunque sono scritti dialoghi, per cui comunque c'è una sorta di distaccamento con la realtà. Per cui sì, i ragazzi avevano compreso. Altre cose che mi sono appuntata è sulla definizione del translanguaging, cioè questo passaggio da una lingua a un'altra. Voi mi scusate, scusate, devo rispondere, Silvia, puoi prenderti la parola qui? Scusami. Silvia? Sì, sono qui. Scusami, sì, scusate, grazie. Pronto? Forse Lucia deve prendere. Sì, Silvia, ti sentiamo benissimo. Ok, perfetto. Allora, scusatemi perché Lucilla stava facendo riferimento ad una domanda riguardante il translanguaging, giusto? Sì. Un attimo che recupero il documento. Sì, adesso sto vedendo, sì. Allora, sicuramente è un concetto che in realtà è abbastanza comune nelle classi di lingua e nell'apprendimento della lingua seconda, il translanguaging, in particolare quando nelle interazioni, soprattutto spontanee, e non so se la persona che ha fatto la domanda è ancora collegata, quindi spero che mi stia sentendo, e solitamente c'è un gap dal punto di vista semantico e lessicale, per cui si tende a utilizzare il repertorio su un'altra lingua per esprimere il concetto, per cui sono dei fenomeni di cross linguistici, ecco, che in questo momento sono da favorire in realtà, anche nella, prima dicevo, nella pratica della mediazione, favorire le pratiche di translanguaging, c'era un'attività che ho presentato, serviva proprio a potersi esprimere in maniera più completa dal punto di vista proprio semantico, concettuale. Quindi ecco, rientra nell'ottica dell'educazione plurilingua, plurilinguistica, quindi è uno dei fenomeni anche più studiati ultimamente. Noi che ci occupiamo soprattutto di ELF, il translanguaging durante le interazioni ELF è comunissimo, ci stiamo rendendo conto di come i parlanti sfruttano questa capacità di recuperare da repertori plurilinguistici porzioni di significato, e quindi spesso si creano anche addirittura nuove parole. Questo, su questo ci spostiamo poi più su un fronte che riguarda ELF, però ecco, c'è questa commissione di più repertori linguistici, quindi il translanguaging è studiato soprattutto per capire come mai, ma cosa si attiva anche dal punto di vista cognitivo nella selezione di queste porzioni lessicali per esprimersi al meglio. Spero di aver risposto adeguatamente alla domanda. Non so se Lucilla può riconnettersi, però altrimenti se no andiamo avanti con le domande, come volete. Non so se Alessandra vuole intervenire. Sembra chiesto che puoi andare avanti. Ok, perfetto. Io ho qui sotto occhio il documento. Allora, vado per ordine. Vedo che ancora qualcuno sta scrivendo delle domande. Allora, qui vedo una domanda sui corpora. Anche qui, sì, Lucilla gli ha citato i corpora prima durante la sua presentazione. E anche questa è una frontiera recentissima della
della ricerca linguistica, ma anche poi dell'applicazione pedagogica. Unicorpora prima di tutto nascono con strumenti per studiare l'evoluzione del linguaggio dal punto di vista lessicale, quindi questo sicuramente parlo della ricerca accademica, però impiegare i corpora, quindi questi grandi, queste classificazioni di parole d'uso comune, o meglio dovrei dire, i corpora vengono selezionati da determinati software che sono stati creati appositamente per questo, da solitamente da testi prodotti in ambito giornalistico, per cui possiamo dire che l'uso della lingua attuale, per cui si sta studiando, ormai parliamo di una ricerca di un bel po' di anni, non è recentissima, quindi l'applicazione didattica è sicuramente la nuova frontiera del corpus linguistics, quindi si studia un po' l'evoluzione della lingua e si considera l'impiego dei corpora nell'apprendimento della lingua proprio per questo, quindi come il linguaggio, o meglio l'utilizzo di alcuni elementi lessicali sta cambiando, viene utilizzato anche nell'ambito ELF, ci siamo occupati anche di questo, della correlazione tra corpora e inglese e lingua franca, ricerca nell'inglese e lingua franca, e come accennava prima la professoressa, addirittura abbiamo prodotto dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in cui abbiamo sensibilizzato gli studenti di scuola superiore a impiegare corpora, o meglio li abbiamo in qualche modo introdotti, perché mi rendo conto che forse gli studenti di scuola ancora non possono capire fino in fondo le dinamiche nella compilazione di un corpus, però li hanno esplorati. Vi faccio un esempio che mi è capitato di seguire anche personalmente, hanno creato dei corpora da testi letterari, quindi che ne so, faccio un esempio, la Divina Commedia, quindi hanno inserito all'interno di questi software l'intero testo e poi hanno studiato determinate collocazioni, l'utilizzo di determinati aggettivi, per cui ecco, i software per la corpus linguistica sono anche utili proprio per questo, quindi per studiare in maniera proprio più dettagliata l'utilizzo da parte dei parlanti di determinate parole. Loro hanno fatto un esempio con appunto utilizzando i testi letterari, ma solitamente è l'utilizzo che se ne fa appunto su, come dicevo prima, su testi di uso comune, quindi corpora sono questo sostanzialmente, quindi dei grandi contenitori di parole estratti da testi di uso quotidiano. Poi vado avanti. Allora, i materiali dei relatori ci vengono inviati, questa è una domanda a cui in questo momento non so rispondere, però sicuramente so che l'intervento è registrato, per cui... Su questo posso rispondere io. Ok, perfetto. I materiali vi saranno inviati, anche come la registrazione del webinar sarà sul nostro sito settimana prossima probabilmente, e insieme con gli attestati per chi ha chiesto di sicuro, quindi non vi preoccupate, avrete tutto settimana prossima. Perfetto. Allora, vedo che c'è una domanda in corso di scrittura. Non so se nel frattempo c'è anche Alessandra che vuole intervenire. Vedo che ad alcune domande Lucina aveva già risposto. Vi ringrazio intanto anche per i commenti che avete lasciato sulla mia pagina. È molto interessante, ecco, vedo che ancora qualcuno sta scrivendo. Molto interessante sono molto interessanti le esperienze che state portando, soprattutto dalle classi multilingue, esatto. Infatti qui leggo, a Milano la presenza di immigrati di prima e seconda generazione è forte, immagino, quindi avete la possibilità di praticare moltissimo la mediazione. Anche qui ho il vantaggio di lavorare con classi multietniche, quindi l'interculturalità è già in classe, giusto? Quando la lezione è dialogata, gli studenti si sentono sempre in condizione di intervenire. Questo è bello, per parlare di affinità e differenze rispetto al lavoro vissuto. Mi sembra che sia un'esigenza diffusa anche di formazione in questo senso, cioè di essere informati. Mi pare di aver capito che insomma tutte le persone intervenute abbiano questo tipo di interesse proprio per migliorare il tipo di approccio, interesse per questa pratica innovativa, diciamo.
Sì, esatto, sono d'accordo, ho letto anche prima un commento rispetto alla formazione specifica perché Lucilla aveva fatto appunto una domanda, quali sono le esigenze che vuoi sentire e ho letto dei commenti molto interessanti proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu Alessandra, appunto la collaborazione tra docenti, leggevo difficile perché molti dei miei colleghi non riescono a comunicare in inglese per cui collaborare insieme ancora è complicato e quindi chiedono appunto questi percorsi di formazione. Come dicevi tu, c'è un'esigenza, emerge sicuramente, sì, lo sto notando anch'io e vedo che ancora ci sono dei commenti che arrivano. Per non interrompere anche il flusso, non so se avete altre domande che volete rispondere, intanto, perché abbiamo altri 10 minuti di tempo, volendo, quindi non so se ci sono altre domande, se volete confermarmi questo, da rispondere. Sì, sto vedendo che anche nella chat si parla di formazione, di esigenze di formazione, quindi arrivano dei commenti anche sulla chat. E volevo chiedere più che altro ad Alessandra, il Google Doc può rimanere ancora attivo anche in serata, giusto Alessandra? Quindi se qualcuno volesse continuare può magari anche rispondere dopo? Questa è un'ottima anche idea, potete lasciarlo se volete, se potete lasciarlo aperto, così tutti gli utenti possono scrivere le loro domande lì e voi potete rispondere a qualsiasi momento che teniate. Esatto, opportuno, esatto. Certamente. Anche Lucilla si è dovuta spostare, sì, magari voleva aggiungere qualcosa, quindi possiamo anche farlo con più calma, diciamo. Vedo che ancora arrivano dei commenti. Sì, benissimo. Quindi possiamo lasciare aperti i documenti e magari potremo rispondere anche in calce sotto alle domande e rispondere, quindi loro possono andare lì a verificare. Bene, esatto. Quindi diciamo che possiamo confermare a tutti gli utenti che vogliono anche porre delle domande anche dopo la fine del webinar, che voi guarderete le domande fino a un certo punto, fino a un certo giorno, non so per questo. E risponderete alle loro domande, giusto? Sì, io mi penso di poter confermare questo. Sì. Benissimo, benissimo. Quindi a questo punto non so se avete altro da aggiungere, oppure possiamo chiudere la sessione. Io volevo ringraziare anch'io tutti i relatori, la professoressa Lopriore con cui collaboriamo ormai da tanto tempo, anche sull'iniziativa The Training for Future Teachers, quindi per i nuovi docenti di domani, quindi grazie ad Alessandra che appunto è con noi da una vita e insomma grazie a tutti, bravo. È stato molto interessante. Grazie a voi. Alessandra Tosi dell'Unità eTwinning, la responsabile che questo webinar è stato realtà, insomma, lo dico per tutti gli utenti che non vedono i nomi. Quindi io volevo soltanto ricordarvi le nostre mail, quindi magari ve le lasciamo anche appunto sul Google Doc, perché magari volete contattarci privatamente, e poi vi ricordo il corso di cui parlava prima Lucilla, noi ad ottobre, visto che si parla di esigenze di formazione, lanceremo la nuova edizione del corso di cui vi ha parlato a lungo Lucilla, per cui anche qui se avete bisogno di informazioni ulteriori potete tranquillamente inviare una mail a una di noi e vi forniremo tutte le informazioni necessarie. Ottimo, ottimo. Direi che a questo punto possiamo concludere con un applauso virtuale ai nostri relatori esperti. Ringraziamo anche tutti i partecipanti che sono stati fino alla fine con noi, sappiamo che siete tutti tantissimi, ormai veramente c'è una stanchezza mentale abbastanza notevole, ma comunque tantissimi e presenti fino all'ultimo, per cui grazie mille. Benissimo, ripeto ancora una volta che troverete il materiale sul nostro sito, riceverete una mail da noi con delle istruzioni su come fare. La fine del primo ciclo dei webinar con degli esperti è questa, continueremo con il nuovo anno scolastico, con nuovi webinar. Tenete un occhio sul nostro sito per le novità. Un grazie da parte di tutta l'unità eTwinning, da tutti i colleghi. Grazie, buon lavoro e continuiamo così con la formazione
per tutti, va bene. Vi lasciamo e buona estate. Grazie a voi, a presto. Grazie a voi, a presto.